oggi dovrete riuscire a sopravvivere per ben 24 ore in questa prigione di Lego. Vi siete comportate tanto male e questa è la punizione che vi attende. Avete un minuto di tempo per prendere tutto quello che vi occorre. Sono severamente vietati cibi, bevande e attrezzature da lavoro. Da questo momento... No, aspetta, secondo me, in questa prigione non si può portare letteralmente nulla, cibi, bevande... No! Ok, tocca... 3, 2, 1, go! Il telefono non si può portare, ma io non so. Oh no! Ragazzi, guardate! Ma ha detto adesso che la... Che non si possono portare i walkie talkie. I walkie talkie. Uno per me? Io direi di portare un bel cuscino così da stare in prigione. Vieni! Vieni! Adesso saliamo. Ma questo ha detto che gli attrezzi non si possono portare. Sotto la scena. Sì. Vado in cameretta a prendere un diario. Ma come un diario? Ma dove vai? Diario importantissimo. Ma che cazzo diario? Poi ti spiegherò, sarà importantissimo. Aurora, un'idea, prendo anche un salvadanaio. Così? Ok. Quasi stesso mio pericolo. Nessun problema. Guarda che prendo un martello e spazio. No. Sì, in caso di fuga ci possono servire. Allora. Prima di tutto prendo. O questo, decidete voi. Meglio questo. Così se non mi posso lavare in prigione, allora profumo lo stesso, quindi prendo questo. E poi prendo un burracacao. Sì, bello questo. Poi... I walkie talkie! Attenzione! Ho dimenticato di dirvi una cosa. Non si possono neanche prendere apparecchiature tecnologiche. Non potrete comunicare in nessun modo tra di voi. Prendo le carte, così poi ammazziamo un po' il tempo. Vediamo questo. Proprio questa. Molto bella. Sarà la vostra prigione. Prego, entrare. Oh mio Dio, come puzza questa prigione. Ma che succede? Sei di morte. Allora, guarda. Da qui vi passerò i cibi. Ok. Se ve li porterò, ovviamente. Metti qua dietro al nostro libro, vai, così non se ne accorgerà mai. Metti anche l'altro. Dai, muoviti. Ok. Cos'è questa cosa? Ok, va bene. Penna, beh, ovviamente per il diario. Mamma mia, mi sento un po'. Ma buonasera. Io vi tengo d'occhio. Ovvio. È caduto. Fatemi vedere cosa avete qui. Ah. Ecco, perché ti ho detto di nascondere qualche tucchi. Allora, Sì. Prendi quel diario. È un diario? Molto bello. Fammi vedere se ci sono scritti messaggi. Non potete comunicare tra di voi. Ma che cosa stai facendo? Allora, quindi, ricapitola. Perché il burro cacao? Perché sono in apresenza. Aiuto, ma poi che cosa abbiamo addosso? Che cosa ci ho messo? Aurora, non dobbiamo più litigare. Hai visto mamma che ci ha fatto? Ci ha chiuso in prigione. Infatti, tra sorelle e fratelli non bisogna mai litigare. Anzi, bisogna andare d'accordo. Ludo, io ho proprio tanta fame. Aurora. Avrei voglia di un panino. Aurora. O col salame. Sai che ha detto lei? Ha detto che ce li dobbiamo meritare. Anzi, la facciamo una cosa. Poliziotta, io e lui avremo un po' di fame. Poliziotta!
ragazzi, la polizzotta non ci porterà a nulla. Perché vedete che stiamo urlando e la stiamo implorando. Dobbiamo tipo una volta. Polizzotta, ci porti il cibo. Grazie mille. Polizzotta, ci porti il cibo, per favore. No, 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 no. Per favore, polizzotta, io ho fame. Vabbè, sai che ti dico, mi faccio una bella pennichella. È l'unica cosa che posso fare in questo momento. Allora giochiamo alle carte. No, non ho proprio voglia di giocare alle carte. No. 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 Sì. No. Sì. Basta, adesso voglio uscire da qua. No, 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 pronto. Vabbè, fai quello che vuoi. Io uso, ma non la vedi? È di ferro praticamente questa prigione. Non si può uscire dalle finestre. Secondo me questo non è Lego, è proprio ferro. Ma non si può uscire dalle finestre, proviamo. No, dica, fai solo casini. C'è qualcuno, fame! Allora mi aiuti? Devo ammanettare? No, no, no. Guarda che confidenza che ci fa prendere questa polizia. Fuori le mani qui. Mettete le mani qui. No, 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 non ci ammanetta, no. No, 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 no. Anzi, io proprio, guardi, volevo chiedere se ci può portare un po' da mangiare. Per favore, fare poliziotta. Attenzione, attenzione. Scusate se abbiamo interrotto il video, ma dobbiamo darvi una notizia spettacolare. Ovvero che stiamo arrivando a Roma. Quando? Beh, il 24 febbraio alle ore 17:30 nella galleria commerciale Porta di Roma per incontrare tutti voi unicornini e fare un sacco di foto insieme a voi. E potete anche portare con voi il nostro libro Aurora Ludovica, il portale del tempo sospeso, e per chi non l'ha ancora acquistato lo potrà semplicemente acquistare alla Feltrinelli direttamente nella galleria commerciale Porta di Roma. E ovviamente li firmeremo. E nulla ragazzi, adesso vi lasciamo al video, scusate per l'interruzione e bye bye. Oh, oh. Mai! No! 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 Mettete le mani qua. No! No! Subito. No! Ci devo mangiare. Mettete le mani qua. No, 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 no. Ma qui! Se siamo netti, veloci, dai il giubbino. Mani. Perché non ho come te il braccio piccolino. Però adesso, adesso che arriva, non farti vedere che le hai tolte. Sto arrivando. No! Bene, 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 bene. Che cos'è? Se volete cenare oggi, dovrete superare una challenge. Oh, no! Siamo esperte di challenge, intesa. Ve lo dovrete meritare il cibo, altrimenti... Altrimenti? Non mangiate niente. Avete 3 tentativi a testa. Sì. Ah, no, ho già capito! Avete le manette, che peccato! No, 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 no! Ma dovrete riuscire a superare la challenge con le manette. Avete 3 tentativi a testa. No, 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 ho capito, devo centrare! Dovrete centrare almeno una volta, se ci riuscite. Non ti preoccupare. Questo qui. Non ti preoccupare tesoro, tanto noi ce la facciamo. Perché noi non ci arrendiamo mai. Non la facciamo perché siamo ammanettate. Comunque, in ogni caso, Ludovica, ce la facciamo. Qui metterò la tazza. Ok. E voi dovrete centrare. Vai. No, Ludo, ti va? Io. Vai. Primo tentativo. No. No. Che peccato. Aspetta, aspetta. No. 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 Ah, ci siete riusciti. No, Ludo. Peccato che per avere anche da bere dovrete fare un altro centro. Ah, non ce lo sposi, mi chiede per papilla, lasciatelo qua. No. Vado io. No, 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 no. Io vollo. No, me ne manca uno. No. Ah.
cattivo. Che ridere. Brave. Ne manca un altro. Ah, e allora forse vi porto anche la frutta, se riuscite a centrare. Non mi spingere. Io penso proprio che non riuscirete a sopravvivere qui dentro per 24 ore. Siete troppo delle pappamolle per i miei gusti. Guarda, a me Ludovica non chiamarci pappamolle perché siamo tutto quanto il contrario. Pronta? Vai. 3, 2, 1. Ok. Oh! Ludovica, mi sto schizzando tutto addosso! No, non la ragnatela! Oh, mamma mia! Che bello! Sicuro che quella è nostra mamma? Non è che è stato un incantesimo? Sinceramente non lo so. Perché la sua voce è un po' strana. No, ma anche che per essere nostra mamma devo dire è molto cattiva. Ma non è cattiva. Allora, non è che è stato il libro magico? Ma che libro? No. Sì, perché parla così strana? È molto cattiva. Poi, mamma poteva semplicemente fare la mamma, sì, non travestirsi anche da poliziotta. È stato sicuro il libro magico. E perché noi ci ha vestito così poi? Non potevamo soltanto essere Ludovica e mamma normali? No, due ladruncoli, anzi ladruncole e la poliziotta. Allora, io puzzo un po', guarda, sai. Ma perché non la luce si è accesa? Allora, guarda, dove è miscella? Lo so, adesso metto il profumo. Ma io adesso lo metto tutto quanto te puzza. Allora, metti che non metto il profumo. Oh, stai arrivando, mamma. Metti. Eccomi qui con la cena. Oh, grazie. Mangiare. Adesso vi libero. Così potrete mangiare con calma. Che fame te. Devi soffrire un altro po'. Oh, peccato. Perché? Grazie poliziotto. Grazie poliziotto. Mamma, ma sei tu o sono poliziotto? Silenzio. Oh, il mio braccio è di nato. Questa è la tua cena. Che bontà. Oh, non vedevo l'ora. E questa è la tua. Ok, piano, metti qua. Oh, io bevo subito. Guarda, mangio il mandarino perché è molto più buono. Ludovica, ma è ammuffito. Vabbè, io ho fame, allora muoviamoci e mangiamo tutto. Si arrabbia la poliziotta. È tutto sporco. Devo dire che la poliziotta ha un pezzo di scatoline. Ma mi dai uno dei tuoi pezzi che il mio è tutto sporco? Sì. Una parte te e una parte io. Ma intanto lo mangiamo, dai. Da vomitare. È aspro? Vediamo a me. Vediamo se è il mio buono. Troppo. È ammuffito. Bene, ragazze. Oh no. Ho una nuova sfida per voi. Sapete che cos'è questo? Per poterlo avere, bisogna fare una piccola sfida. Oh, e basta! Certo, perché noi non ce la rendiamo mai! Quindi noi superiamo ogni challenge. E anche se tu ce ne provi.
superiamo sempre! Ecco qui, ragazze! Beh, facilissimo! La sfida che dovrete superare sarà colpire in un solo colpo tutti questi birilli! Facilissimo! Non ti preoccupare, tesoro! Ce la facciamo! Facilissimo! Ecco una palla per te e una palla per te. Darò io il via. Attenzione, attenzione, attenzione. Se rimarrà in piedi anche solo un birillo, la prova sarà persa. 3, 2, 1, via! Ludovica è bravissima! Che cosa ti abbiamo detto noi? Molto bene. Vai Ludo! Piano. Tanto lo dobbiamo. Ma piano però! Ok, mettilo lì dentro. Bravissima. Ok, verso. Leggermente l'altro pochino. Non ci posso credere che stiamo mangiando lo zucchero filato. Bene, adesso Ludo, ma non è che adesso schizza tutto. No, tranquilla, adesso lo accendiamo. Aspetta, allora, ecco qua. Pronta? Vai. 3, 2, 1. Ok. Oh! Lascia stare. Ludovica, Ludovica, mi sta schizzando tutto addosso. Quando vedi... vedo un po' di fuoco là sotto. Sì, perché... Ludo, piano. No, si fa così. Aspetta, perché... Tu non vedi la mia tela tutto. Che odore. Vogliamo la ragnatela. No, la ragnatela! Oh, mamma mia! Che bello! Wow! Che bello! Ludo, ma l'amore! Che bello, una finalmente! Una concentrazione, Aurora! Fammi la... Ludo, lo devi fare bello grande, te lo dico! Ma vabbè, adoro! Ludo, amore! No, Ludo, che bello! Mamma mia, quanto è grosso! Io sto facendo una bella grande. Ho detto tutto quanto con la camela! Mamma mia! Ma è enorme, Ludo! Bello! Guarda, adesso tocca a me! Un altro. Allora, no, tu fichi un'altra. Cosa? Allora, mettiamo lo zuccherino. Mamma mia! Che bello! Ma stiamo scherzando, spero, guarda! Ludovica sta avendo un po' il cappello di Babbo Natale. Ludovica, mi sta sfuggendo la situazione di mano. Deve essere dura però saziarsi solo con un po' di zucchero filato. O sbaglio? No. No. Ludo, tempo scaduto. Ma a me è venuto proprio male. Vabbè. Macchinetta sequestrata. Pronto, ci sei? Ah, non stai qua. Ma se solo a un centimetro di distanza... Aurora, ci sei? Pronto, staccato. Ok, ma... passa il chiudo. Ma se siamo ad un centimetro di distanza, che cosa... Prendi, che cosa mi chiami col walkie? Parla. Ludovica, io direi proprio di chiudere questi walkie talkie. Aurora! Scusa, ma se sono a un centimetro da te, che cosa mi parli col walkie talkie? Sto facendo lo stesso io con te, vabbè, comunque. Ludovica, ma perché hai preso questi walkie talkie? Perché mi piacciono. Ok, ok, allora... però adesso direi proprio di metterli via perché se arriva la nostra mamma... Vabbè, comunque, se arriva la poliziotta, ci scopre e... Non ti dico... Ok, quindi posa. Ok, che cosa possiamo fare? Aurora, con una scusa, senza farti vedere, leggi il diario. Ludovica, ma non c'è scritto letteralmente nulla, guarda! Aurora, guarda, non ti farai vedere, visto che muova è buio. Guarda, che cosa? Tra? Meno, quindi tra meno? Tra meno, tra... Di? Quindi tra meno di... Un...
minuto, quindi tra meno di un minuto, prendi, giusto? Prendi il, quindi tra meno di un minuto, prendi il bottino, quindi tra meno di un minuto, prendi il bottino, maialino, ok, perfetto, dove, qua, ed, evadiamo. Tra meno di un minuto prendi il bottino, maialino ed evadiamo. Andiamo via. Yeah! Dammi quello! Quel diario! No! Tranquilla! No! Veramente no! Prendi il diario! Ah! Vi siete messi a comunicare tra di voi? Sì! Qual era la regola per la convivenza in cella? Guardi! Ma guardi, non c'è proprio nulla! Può sfogliare 1800 pagine, non vedrà proprio nulla. Bene, meglio per voi, perché altrimenti ci sarebbe stata una punizione. Questo però è sequestrato. No, tornate a dormire! No! È il momento di evadere. Direi proprio di sì. Uno, si soffoca. Due, ho ancora fame. Tre, fa caldo. Allora vai, spingimi. Ma no, Nudo, ma ce l'abbiamo già provato una volta. No, spingimi. Vado? Sì, vai. Hai preso il bottino? Sì. La mia prigione gli ha combinato questo!